Ma da quanto tempo non vedevate la mia bruttissima faccia? Quanto tempo? Bentornati su Modellino Sport Channel. Oggi finalmente torno a fare un video dopo 3 mesi, tipo. No, scherzo, comunque è passato abbastanza tempo. Dunque, parliamo dei gironi e delle qualificazioni appunto ai mondiali. L'Italia purtroppo possiamo dire che non siamo stati fortunatissimi perché abbiamo beccato appunto la Svizzera, l'Irlanda del Nord, poi la Bulgaria. Quindi un girone abbastanza non è semplicissimo come girone. Stavo parlando comunque anche con gli altri, con Marco e con Ciccio, che appunto la squadra più ostica è la Svizzera, ovviamente. Quindi è una squadra da non sottovalutare, però secondo me ce la possiamo fare benissimo ad arrivare primi, perché l'Italia di Mancini sta veramente dimostrando di essere una grandissima squadra attrezzata. Quest'estate ci sarà appunto l'Europeo, quindi siamo sulla buona strada, siamo sulla buona strada con Mancini che finalmente abbiamo intravisto. Stiamo vedendo un ottimo gioco, un'ottima squadra che gioca a calcio con la filosofia giusta, con la giusta testa. Quindi per favore non mi fate rivivere, non mi fate rivivere. Dico, Italia-Svezia, vi prego, non ci fate rivivere quell'episodio, quelle partite, quel girone, quella squadra orribile, vi prego, quella cancelliamo definitivamente quello che è successo tanti anni fa, basta, dimentichiamolo, chiudiamo la porta a chiave e buttiamo la chiave, basta, vi prego, non voglio vivere un'Italia-Svezia 2.0, vi scongiuro, dobbiamo qualificarci al mondiale, non è, ripeto, un girone semplice, però dai, la Svizzera, l'Irlanda del Nord sono squadre che possono metterti in difficoltà, ovviamente. Non dobbiamo mai sottovalutare l'avversario, mai, non si fa mai. Anche se ti chiami Italia e hai vinto 4 mondiali, non lo devi mai fare, non lo devi mai fare. Però appunto la Svizzera è una squadra abbastanza ostica, ed è in seconda fascia, mi pare, quindi una squadra che tutti ormai conosciamo, che durante i vari europei, i mondiali, fa sempre discretamente bene. Quindi, occhio alla Svizzera, che appunto è la squadra più ostica del girone. Mentre poi, appunto, l'Irlanda del Nord è una squadra che si sempre può metterti in difficoltà, ma non sottovalutiamo anche l'Irlanda del Nord. E poi, vabbè, le altre squadre, sinceramente, non vedo il motivo per cui dobbiamo preoccuparci. Comunque, sempre ribadisco, non abbassiamo la guardia. Niente. Speriamo bene, ragazzi, in questa qualificazione. Io ho paura di rivivere. Italia-Svezia, ho paura, mamma mia. Italia-Svezia questa volta sarà Italia-Irlanda del Nord. Non lo so, lasciamo stare, per carità, per carità. Siamo un'ottima squadra, siamo in buone mani. Abbiamo ottimi giocatori che ormai sono cresciuti. Tanti talentini. Giocatori giovani che si stanno affermando, quindi vi scongiuro, portiamo avanti questa squadra fino al mondiale. Per favore, Mancini, io sono con te. Quando è arrivato Mancini, ho sempre dimostrato, ho sempre avuto una grande stima perché, appunto, avevo una grande idea su Mancini che fosse l'allenatore giusto per la nazionale. Dopo Ventura, mamma mia, dopo Ventura, mi fate pensare a Ventura. Non pensiamo a Ventura, non pensiamo a Ventura e non pensiamo alle qualificazioni di 4 anni fa. Per favore, non pensiamo a quella squadra, non mi fate pensare, quella non era l'Italia, quella era, non lo so, non lo so, lasciamo stare. Comunque, signori, questo era il video di oggi. Speriamo bene in questo girone, però prima ovviamente di queste qualificazioni del mondiale, per me c'è un europeo da giocare prima. C'è un europeo da giocare, è molto importante per vedere appunto a che livelli questa Italia, questa squadra può arrivare. Quindi speriamo bene. E niente, dai, e forza azzurri, raga.